Udienza del processo sullo scandalo dei rifiuti che vede imputato anche Antonio Bassolino. Ovviamente anche oggi le riprese sono state vietate ai giornalisti, ma anche le registrazioni audio. Veniamo a sapere che la Corte giudicante, il Tribunale, non si oppone alla registrazione delle fasi dibattimentali, ma bensì l'ordine parte dalla Procura, poiché l'aula bunker, trovandosi all'interno del carcere, appunto la struttura, essendo sotto diretta sorveglianza della Procura, la Procura ha questo potere di vietare l'ingresso ai mezzi di registrazione. È una situazione un po' paradossale che quindi contrappone, anche se non direttamente o comunque senza magari intenzioni reali, da un lato il Tribunale che non si oppone alle registrazioni e dall'altro la Procura che impedisce agli apparecchi che registrano di varcare la soglia del carcere. Una sintesi di questa giornata di udienza da parte dell'avvocato Giuseppe Vitiello, che difende la Regione Campania. L'udienza di oggi si è articolata sul completamento delle eccezioni svolte dalla difesa degli imputati, eccezioni che riguardavano il tentativo di estromettere le parti civili, in particolare la Regione Campania e gli altri comuni costituiti. L'Avvocatura dello Stato aveva chiesto anch'essa l'estromissione di tutte le parti civili. I giudici ovviamente, come avevano preannunciato, non hanno deciso alcunché e si riporteranno alla prossima udienza. Si sono riservati anche sulla eccezione relativa alla incompatibilità, fra virgolette, dell'avvocato Vigoriti a ricoprire come avvocatura dello Stato la difesa della parte civile, la difesa del responsabile civile, anche in relazione alla precedente questione dell'aver egli assunto la difesa dei due imputati contro cui poi si è costituito come avvocatura. Noi come Regione Campania ci siamo opposti alla richiesta di nostra esclusione perché riteniamo che tutti i cittadini abbiano diritto ad essere rappresentati. Ovviamente se i giudici decidessero di cambiare avvocato dello Stato, questo si ripercuoterebbe poi sui tempi processuali. Ritengo che assolutamente i giudici non possano sostituire l'avvocato dello Stato, non rientra nelle loro competenze, non rientra nei loro poteri. Possono con un'ordinanza stabilire se vi sia inconciliabilità delle posizioni ed evidentemente a questo punto dovrà essere l'Avvocatura dello Stato al corrente di questa incresciosa situazione che si è verificata in uno dei più delicati processi di questi ultimi anni, soprattutto per gli interessi del cittadino comune, della cittadinanza intera, e spero e sono convinto che vogliano attivare tutte le procedure interne necessarie per sanare questa situazione. Massimo Krog, uno degli avvocati di Bassolino, ha puntato sulla nullità del decreto di rinvio a giudizio, sollevando la genericità dei capi di imputazione. Al mio assistito, ha detto Krog, è contestato il reato di truffa in concorso con altre 24 persone, senza le prove che ci sia stata intesa fra i concorrenti nel reato. L'accusa si basa su un contributo causale, senza dire per ciascuno degli imputati come e quando si sarebbe accordato con gli altri. Formulato così genericamente, ha proseguito Krog, il capo di imputazione non consente a Bassolino di difendersi. Anche la difesa di Impregilo, rappresentata da Alfonso Maria Stile, ha sollevato molte obiezioni sulla costituzione di parte civile di comuni, province e associazioni che reclamano i danni del disastro dei rifiuti. In aula ha detto che non è possibile costituirsi parte civile nei confronti di una persona giuridica, quale appunto Impregilo. L'avvocato Montone, che difende alcuni comuni, invece ha ripreso le obiezioni avanzate una settimana fa dall'avvocato Botti circa la presunta incompatibilità dell'avvocato Federico Vigoriti, che in questo processo rappresenta il Ministero dell'Ambiente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di parti lese. Montone ha obiettato la nullità della sua posizione poiché, avendo difeso gli imputati Sorace, De Biase e Mogavero in qualità di procuratore dello Stato, non potrebbe oggi patrocinare le parti lese, visto che potrebbe essere venuto a conoscenza di dettagli che riguardano gli imputati, potenzialmente utili alla difesa degli enti che oggi Vigoriti rappresenta. Ebbene, Vigoriti, dal canto suo, ha difeso la sua posizione dicendo che il suo è un ruolo che prescinde dal singolo poiché potrebbe essere ricoperto da uno qualunque degli oltre 360 procuratori dello Stato. Non è come la difesa di un cliente per un avvocato del libero foro, ha detto Vigoriti, aggiungendo di aver assistito Mogavero e De Biase in un unico interrogatorio in cui ciascuno dei due attribuiva all'altro condotte che, secondo l'accusa, si configuravano come falso ideologico. Da qui la decisione dell'avvocatura di rimettere il mandato.
Dopo 9 ore di udienza, arenatasi sulle eccezioni, non ci sono quindi stati passi avanti in questo processo e le obiezioni di Botti e Montone nei confronti di Vigoriti potrebbero indurre i giudici a pronunciarsi sulla sua posizione già mercoledì prossimo. Se dicessero che Vigoriti è incompatibile, il processo per almeno 3 dei 30 imputati potrebbe ripartire da zero.